Buonasera, sono Renata Crotti, segretario generale dell'Associazione Laureati dell'Università di Pavia, già docente alla nostra università. È un'associazione che è presieduta da Carlo Rossella e che ha tra i tanti scopi quello di suscitare tra i laureati l'orgoglio di aver conseguito appunto la laurea in uno dei più antichi atenei d'Europa e anche uno dei più prestigiosi. E vuole sempre l'associazione invitare i nostri laureati a conservare memoria riconoscente verso appunto l'università all'interno della quale hanno trascorso un percorso significativo di vita e di studio. L'associazione Laureati intende come programma dar valore alle figure appunto di laureati che si sono distinti nel corso della loro vita professionale e in questo caso specifico vuole dar valore alle grandi figure di medici che hanno fatto grande la medicina pavese del Novecento. E sicuramente la figura di Elio Guido Rondanelli partecipa di questa appunto di questo ruolo in maniera molto propria. Siamo arrivati al secondo appuntamento dedicato appunto alla clinica di malattie infettive, alla figura di Elio Guido Rondanelli, dopo il primo dove si era trattato della clinica medica, della clinica pediatrica, della chirurgia e della cardiologia. Anticipo che un terzo appuntamento, il 10 di maggio, sarà dedicato alla cardiologia e con le figure di Piero Bobba, Giuseppe Pellegrini e Carlo Montemartini. Mi piace ancora dire che siamo collegati, dico tristemente, come se banalmente, su una stanza Zoom, ma se avessimo avuto condizioni di normalità, la sede ospitante di queste iniziative sarebbe stata o l'aula Scarpa, per tanti secoli teatro anatomico, o l'aula del 400, che è stata appunto sede dell'ospedale San Matteo, ancora per tanti secoli. E un ospedale San Matteo, i cui edifici sono passati nel 1951 all'università e l'università appunto li sta occupando da 70 anni. Un importante evento che vede protagonista la nostra università è quello dei 660 anni, perché appunto Pavia nel 2021 celebra i 660 anni dalla sua istituzione, voluta dall'imperatore Carlo IV nel 1361 con diploma del 13 aprile. Ma anche per l'ospedale San Matteo il 2021 è anno importante per anniversari, cadono infatti nel 2021 i 565 anni del primo ricovero nella vecchia struttura appunto oggi occupata dall'università e ancora cadono i 570 anni dall'approvazione dello statuto scritto appunto dal fondatore Fra Domenico da Catalogna nel 1451. È uno statuto che, mi piace dirlo, è davvero un esemplare di saggezza amministrativa con tanti spunti ancora oggi validi. E arriviamo allora alla serata di oggi, appunto come ho già detto, dedicata appunto alla clinica di malattie infettive e alla figura del professore Elio Guido Rondanelli, e che è stato protagonista assoluto sulla scia di una lunga tradizione di studi e di cura sull'infettivologia, con i nomi di Spallanzani, Sacco, Golgi e Forlanini, solo per citare i più noti. Mi piace ancora dire, come associazione laureati, che Elio Guido Rondanelli si è laureato all'Università di Pavia il 31 maggio del 1950, riportando la votazione di 110 su 110.
dall'archivio storico della nostra università, l'Associazione Laureate, i laureati intende ricostruire le carriere degli studenti esaminando i fascicoli personali. Da storica devo dire che ho ammirato del professore Lioguido Rondanelli la costante attenzione riservata alla storia dell'infettivologia, con la pubblicazione del volume Dagli antichi contagi all'AIDS, curato appunto da Elio Guido Rondanelli, ma anche un'attenzione, e questo è appunto il volume, ma anche attenzione importante alla storia dell'ospedale San Matteo, con una grande operazione editoriale preziosissima e davvero di prestigio, cioè la pubblicazione in copia anastatica degli statuti del 1451, di cui appunto si diceva, che adesso dimostro nella prima pagina, o carta come si diceva allora, una seconda carta miniata di grande bellezza anche artistica. Sotto la direzione scientifica del professor Rondanelli è stata avviata una bella pubblicazione sulla storia dell'ospedale San Matteo, appunto l'ospedale San Matteo di Pavia, Fatti e problemi del passato, all'interno del quale ho scritto appunto un saggio dedicato ai primi 100 anni di vita dell'ospedale, e in generale ho avuto la fortuna e l'onore di collaborare con il professor Rondanelli appunto nelle sue imprese storiche. Molto poco il papà, però ce l'ho. Ma entrando nel vivo della serata, saluto e ringrazio tutti i protagonisti. Senza la disponibilità loro, mostratami senza se, senza ma immediatamente, non avremmo potuto essere qui questa sera. Allora, do il benvenuto a tutti, ma passo la parola per i saluti istituzionali. C'è Alessandro? No? Beh, allora per gli statuti istituzionali passo la parola al professor Marco Benazzo, preside della Facoltà di Medicina della nostra Università. Buonasera a tutti, grazie, buonasera a tutti. Con molto piacere che ho accolto l'invito che Renata mi ha fatto quando mi ha chiesto di presenziare in qualità di presidente della Facoltà di Medicina questa serata. Mi ha fatto molto piacere perché, per tanti motivi. Innanzitutto perché rappresento la Facoltà di Medicina che nel corso dei vari anni ha sicuramente sfornato, tra virgolette, tutta una serie di personaggi, di ricercatori, di maestri di vita e ha creato scuole. E in particolare mi fa molto piacere ricordare il professore Elio Guido Rondanelli, che con cui io avevo continui anche negli ultimi mesi colloqui, proprio per un rapporto personale che si era sviluppato tra me e lui, quale scienziato illuminato, quale maestro di una grande scuola, che stasera sono molto contento che i vari allievi ricordino tutta la loro carriera che il professor Guido Rondanelli ha permesso di fare. Ma soprattutto per un motivo personale, perché il professor Elio Guido Rondanelli era un amico di famiglia, era un compagno di scuola, di classe di mio papà. E quindi nella mia famiglia è sempre stato una figura estremamente presente, perché tra mio papà e il professore Elio Guido Rondanelli c'era un grandissimo rapporto di stima, di amicizia e di ricordo di quelli che erano i loro anni passati al liceo e ovviamente anche alla facoltà e anche durante gli studi di medicina. Quindi per questi motivi io sono molto contento, sono felice di rappresentare la facoltà di medicina, sono felice di essere qui a ricordare il professor Elio Guido Rondanelli. Do anche un caro saluto alla figlia Mariangela, che è qua presente con noi e che ovviamente conosco molto bene.
Anche perché, come ha ricordato adesso Renata, io Guido Rondanelli non solo era un uomo di scienza, un uomo di medicina, ma era anche un uomo di storia, di cultura e sapeva creare, veramente ha saputo creare un grande gruppo. Quindi grazie, un grazie a tutti gli allievi che sono qua presenti, che conosco personalmente, molti dei quali conosco personalmente, che ricorderanno la figura del professor Rondanelli. Grazie Renata. Grazie Presidente. Professor Venturi, Presidente appunto della Fondazione IRCCS Ospedale San Matteo, non è ancora arrivato. Allora a me piace in questo momento dare la parola alla professoressa Rondanelli, all'amica Mariangela, che ringrazio per essere qui con noi questa sera. So che è costata questa sua presenza, ma davvero ha voluto esserci e questo ci fa molto piacere. Mariangela, vuoi intervenire adesso? Renata, grazie. Scusate il momento di commozione. Perdonateci. Volevo solo ringraziare in primis te, ovviamente, per essere l'artefice di questa serata, di questo bel ricordo che sarà di papà e tutti coloro che hanno partecipato, che sono con noi, che gli hanno voluto bene e che hanno avuto una crescita professionale e umana, perché lui è sempre stato molto importante e ci ha sempre creduto anche nel rapporto umano, oltre che nel rapporto professionale. Quindi grazie a tutti, vi ascolterò veramente con piacere, sarà un bellissimo ricordo di papà. Grazie. Grazie Mariangela, davvero commovente anche la tua presenza. E ora la parola al professor Lorenzo Minoli, che terrà appunto una relazione sulla clinica di malattie infettive e sulla figura del professor Elio Guido Rondanelli. A te, la parola, Lorenzo. Grazie, buonasera a tutti e grazie alla professoressa Renata Crotti per avermi coinvolto in questa raccolta di percorsi che hanno fatto grandi e inimitabili alcuni medici della storia recente del Policlinico San Matteo e dell'Università di Pavia. Ci dovrebbe essere una foto, eccola qui, che all'estrema destra si vede la dottoressa Ah, Crotti. sono io anche, vai, non lo ricordavo. Dietro al suo maestro, È vero, Dante Zanetti. direttore del collegio Fracaro, Dante Zanetti. Questo mi premeva perché è saltata fuori nella ricerca una di queste foto. Il percorso da me tracciato è quello del professor Elio Guido Rondanelli. Ho avuto il primo incontro, con il professor Rondanelli quando ero ancora studente e lo sentii parlare dei suoi programmi di ricerca ad uno dei seminari dermatologici del venerdì tenuti dal professor Ferdinando Servi. Elio Guido Rondanelli iniziò la sua attività medica nell'ambito della scuola di medicina interna diretta da Paolo Introzzi alla fine degli anni 50. Lo vedete qui segnalato con un numero 5, il professor Rondanelli in giovane età. Il professor Rondanelli da subito imposta la sua attività clinica dandole una forte spinta sul piano della ricerca. Ricerca intesa a delineare le cause della malattia con gli strumenti allora all'avanguardia, la microcinematografia, la microscopia a contrasto di fase e la microscopia elettronica. Qui vedete appunto alcune fotografie in cui lo vedete ritratto ai vari strumenti e vedete la foto di una toxoplasma al microscopio elettronico, che faceva parte della mia tesi, è fatta appunto sotto la sua guida. Io fui immediatamente affascinato da questo approccio medico-ricercatore e sebbene avessi deciso di fare il chirurgo, optai invece per la strada infettivologica che mi portò a frequentare per la tesi di laurea il cosiddetto complesso di sequestro tifosario. Vedete qui l'edificio alla fine degli anni 70, quando stava per essere demolito, perché vedete che è veramente uno stato di condizioni molto critiche.
se va avanti con la, qui si vede com'era ridotto nei reparti, e abbiamo potuto vederlo ancora anche noi più giovani, la situazione dei pazienti. I pazienti sono in stanzoni a 4 letti, vedete che mangiano sul letto addirittura, quindi una situazione davvero definibile come il lazzaretto di manzoniana memoria. Più malati nella stessa stanza che mangiano sul letto. Ma nel 1956 Rondanelli, 32enne, arriva al sequestro, che era allora un distaccamento dalla clinica medica. È molto motivato a qualificare l'infettivologia locale in termini logistico-ingegneristici, diagnostico-assistenziali e di ricerca, inserendo l'insegnamento delle malattie infettive nel corso di laurea di medicina e chirurgia, indipendente dalla clinica medica. E di fatto così fu fatto fin dal 1964. Nel frattempo però la situazione era che i pazienti ricoverati presso il vecchio sequestro andarono rapidamente ad aumentare, con questo la necessità di avere a disposizione una struttura epidemiologicamente protetta. Qui vedete il fronte anteriore della nuova clinica. Rondanelli quindi si fece promotore di una nuova moderna clinica con una capienza di 80 posti letto, camere a 2 letti, ognuna col proprio servizio. E nel marzo 1976 i pazienti ed il personale medico e infermieristico vengono trasferiti nella nuova clinica. Nella nuova clinica le stanze hanno un filtro di accesso, per i 32 posti letto previsti al piano terra erano state preordinate tipologie per l'isolamento stretto, respiratorio e da contatto, e i parenti vedono pazienti dal bow window, famosi bow window, con cui possono parlare con un citofono. Vedete qui come funziona appunto questo famoso bow window, con i parenti che vedono e parlano con il paziente attraverso un telefono interno. Grazie alla lungimiranza di Rondanelli vengono dedicati anche ampi spazi ai laboratori di ricerca di diagnostica microbiologica e immunologica, che si integrano con le esigenze cliniche. Questo modello si rivelerà ideale anche per affrontare nuove emergenze infettivologiche che verranno a breve: HIV, AIDS, le infezioni nosocomiali e le infezioni dei trapiantati d'organo solido. Non altrettanto lungimiranti si rivelarono invece i commenti di coloro che sulla stampa locale criticarono duramente la scelta dell'amministrazione ospedaliera, definendola, costruendo la clinica, un inutile cattedrale nel deserto, nella previsione errata di una progressiva diminuzione fino alla scomparsa delle malattie infettive. Nel 1987 il Congresso Nazionale di Malattie Infettive venne tenuto a Pavia, coronando il percorso di innovazioni strutturali e scientifiche per la gestione del paziente. Vedete qui, oltre al professor Rondanelli, alcuni congressisti, tra cui Antonello Malfitano, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno, e Gianni Di Perri, allora giovanissimo e attualmente direttore della Clinica di Malattie Infettive di Torino. In questa occasione Rondanelli riceve anche un premio dell'Università di Pavia dal rettore Castellani. Tra i numerosi riconoscimenti, Rondanelli andava fiero della medaglia d'oro al merito per la sanità pubblica lasciata nel 1980 e di essere stato di scienze e lettere, ma soprattutto anche di essere stato nominato per 10 anni direttore di Policlinica e vicepresidente della Commissione Nazionale di Cultura. Era l'onorevole Donat Cattin. Nel frattempo era arrivato l'ASL, nel 1982 fu effettuata la diagnosi del primo caso di AIDS a Pavia, un marinaio argentino con polmonite da pneumocisti scarini. Dopo di lui tanti pazienti ogni giorno, fino a dover gestire 2500 casi, anche se in gran parte via ambulatoriale. Vedete qui anche qualche anno dopo, nel 1985, la visita del vescovo Giovanni Volta con AIDS. Nel 1987 Enzo Biagi, dopo numerose interviste
con il professor Rondanelli, i medici della clinica e i pazienti, pubblicherà nel Sole Malato il dramma di una malattia per tanti anni poco o nulla curabile, ma che soprattutto imprimeva uno stigma sociale fortemente discriminante. Enzo Biagi ringrazierà il professor Rondanelli e il suo staff per la collaborazione. Negli anni 90 l'efficacia di alcuni farmaci dà una svolta alla salute delle persone HIV positive. Qui vedete Marco, tornato in salute, che ringrazia e gli porta in dono il libro scritto in collaborazione con la sua compagna Anna. All'inizio degli anni 90 Rondanelli inizierà concertazioni politiche per la costruzione di una torre AIDS. Vedete qui Danilo Morini e Giovanni Azzaretti che aiuteranno il professor Rondanelli per la ricerca dei fondi necessari e qui in basso comunque la posa della prima pietra della torre AIDS. Qui vedete il modello tridimensionale della cosiddetta torre AIDS in costruzione che alla fine è diventata l'attuale clinica di malattie infettive tropicali. È invece rimasto un sogno nel cassetto il progetto per la Cascina Cantugno che avrebbe dovuto accogliere i pazienti AIDS che avevano superato la fase acuta di malattia ma che bisognavano ancora di cure. Nel 1985 si inizia con Mario Viganò il trapianto cardiaco. L'approccio richiede una stretta collaborazione con gli infettivologi per preparare e seguire il paziente pre e post trapianto. L'esperienza infettivologica raccolta a Pavia nel campo dei trapianti di cuore viene pubblicata sotto l'egida di Luigi Donato, cardiologo del CNR di Pisa e coordinatore appunto del trapianto cardiaco in Italia, insieme al North Italian Transplant del professor Sirchia. L'esperienza infettivologica, questo l'abbiamo già detto, tuttora trovate eco, se andate su Wikipedia, del primo trapianto pavese. Qui vedete il 1995, il ventenne Gianmario Taricco di Dogliani, in provincia di Cuneo, ottenne un cuore nuovo da un 14enne al Policlinico San Matteo, l'intervento fu eseguito da Mario Viganò, e questo è un dato estremamente importante. Vedete ancora che anche dal punto di vista mediatico vi è stata una notevole cura nel programma, nel citare di questo primo trapianto, di questo primo trapianto a Pavia, secondo in Italia. E vedete che la provincia pavese descrive in questa foto il cuore da trapiantare che è arrivato, il paziente che comincia a muovere i primi passi e finalmente può camminare. A distanza di 35 anni Gianmario Taricco è ancora vivo e conduce una vita praticamente normale. Qui vedete invece l'equipe di medici e laboratoristi alla fine degli anni 70 nell'aula della nuova clinica di malattie infettive tropicali e questa in sostanza la scuola infettivologica pavese con il suo maestro fondatore con il suo sorriso accattivante, riusciva a dare fiducia agli ammalati. Questo in molti malati mi hanno riferito questo fatto, soprattutto malati di AIDS. Avevano una grande fiducia nel professor Rondanelli. Il 9 maggio prossimo Rondanelli avrebbe compiuto 97 anni. I suoi allievi lo ricorderanno sempre, così nel pieno della sua attività di pianificatore illuminato di una medicina a beneficio del malato. Grazie, professore, da tutti noi. Grazie Lorenzo per questa carrellata, anche se il termine è improprio, di scienza e di cura e di tanta passione che ha appunto contraddistinto la vita del professor Rondanelli, coronata anche dalla presenza di allievi di grande spessore, a cominciare appunto da te Lorenzo, e poi con tutte le persone più presenti che sono in rappresentanza della scuola di Elio Guido Rondanelli. Non potevamo appunto invitare tutti e sarà sicuramente occasione per dare valore ancora alla figura di Rondanelli, come dicevo appunto, quando ci sarà la possibilità di organizzare un evento in presenza. Ora diamo la parola appunto agli allievi con questa seconda parte della serata
che ho voluto appunto indicare come pensieri, ricordi, amicizie, valori, le testimonianze appunto degli allievi del professore Elio Guido Rondanelli. Allievi tutti laureati all'Università di Pavia, che confermano il valore del percorso formativo ricevuto appunto al nostro Ateneo, un percorso formativo che si è ben irrobustito attraverso appunto la parte di tirocinio sul campo all'ospedale San Matteo. Allora do la parola al professor Alfredi Sutter, primario di malattie infettive dell'ospedale di Bergamo. E chiedo, professore, appunto una testimonianza. Grazie. Grazie professoressa anche per l'organizzazione. Saluto i colleghi, gli amici e saluto certamente la professoressa Mariangela. Non ci vediamo da tanti anni, ma la ricordo con affetto e simpatia. Il professore è una persona particolare e lo era già da giovane docente con le sue lezioni, che erano una cosa speciale, e gli allievi restavano affascinati, io per primo, dalla sua incisività, dal suo modo di parlare, dall'eleganza della sua persona, e quindi era facile ascoltarlo con gioia e in qualche modo interessarsi o innamorarsi, come è successo a me, delle malattie infettive. Poi io sono tornato alla mia città, ho fatto l'assistente di medicina e mi capita che nel 1972, quando si aprono dei posti possibili in clinica, Minoli, di cui ero molto amico, avevamo vissuto per anni insieme nel collegio Fraccaro, mi chiama con molta generosità, io gli sono sempre stato riconoscente, mi chiama a Pavia per un incontro col professore che conoscevo ovviamente da allievo, ma che non aveva una conoscenza specifica della mia persona. E vado a parlare con Rondanelli e lui mi tratta come un vecchio amico, come un vecchio allievo, mi dice vieni in clinica il prima possibile. Professore, io ho una bambina, ho mia moglie, devo lasciare Bergamo. No, tu devi venire a Pavia in brevissimo tempo. Professore, ma scusi, gli dico io, ma è sicuro che io le vado bene? E lui, franco e deciso, mi dice, io non sbaglio mai, tu sei la persona giusta che deve venire da me. E io, impressionato da questo entusiasmo, non ci penso molto, dico, professore, ma ho bisogno di chiedere l'aspettativa. No, ma sono tutte cose senza importanza. Tu devi venire a Pavia, era giugno, tu devi venire a Pavia entro 2 settimane. Professore, ma come faccio? No, non c'è problema, devi venire a Pavia. Ma perché, mi dice, perché vedi la clinica nuova potrebbe essere aperta anche a breve, quindi tu devi essere qui. La clinica si è aperta dopo 5 anni, ma il professore era comunque entusiasta della prospettiva della clinica e io ho in quel momento lasciato la mia città. Dopo 15 giorni mi sono installato in casa di Lorenzo Minoli, che mi ha accolto fraternamente, e sono rimasto da allievo poi per 11 anni a Pavia. Poi nell'83 sono andato a Busto, grazie a, come dire, all'intervento, all'appoggio del professore, sono andato a Busto Arsizio e abbiamo aperto un reparto di malattie infettive mantenendo stretti contatti con il professore, che ho rivisto tante volte a Pavia, a Vercelli, a Monza, e con cui ho sempre mantenuto un rapporto amichevole e direi affettuoso. E in una delle ultime volte che l'ho visto mi ha detto una cosa che mi ha molto stupito, e cioè mi dice, ma tu in fondo non mi hai mai chiesto, non hai,
non sei come stato come gli altri, non mi hai chiesto delle cose particolari, dei punti d'arrivo nella carriera. E io ho detto, professore, per me è stata una grande fortuna incontrarla e sono convinto di questo. Mi aveva la prima volta promesso un primariato, io il primariato l'ho avuto dopo 10 anni e continua a conservare affetto e gratitudine per lei ed è quella che conservo ancora adesso ricordandolo con molta simpatia e ripeto, lo vedo come, cioè quando si dice, ho sempre pensato che maestro è una parola un po' abusata in università, però cosa devo dire di quest'uomo se non davvero sentirlo come un maestro, sia per l'aspetto medico, per l'infettivologia, ma anche per l'aspetto umano e l'affetto con cui mi ha comunque seguito negli anni. Grazie professore, una testimonianza davvero carica di significato. Passo ora la parola al professor Giampiero Carosi, già ordinario di malattie infettive all'Università di Brescia, cui chiedo appunto di intervenire su quanto ritiene di dirci sulla figura di Elio Guido Rondanelli. Innanzitutto anch'io volevo salutare Mariangela, mi fa molto piacere rincontrarla. Io conosco Mariangela da quando era una bambina, proprio la prima volta che ho avuto un rapporto con lei è stata aveva 2 anni, 2 o 3 anni, e l'aiutai a attraversare la strada con il professore che ci precedeva. Sono molto contento quindi di rivederlo. Ho avuto poche occasioni, anche se il professore mi parlava spesso di Mariangela. E io direi che il mio rapporto con il professor Rondanelli ha coinvolto metà della mia vita. Per esattezza, dal 1963, ero studente, al 1987, quando ero diventato professore ordinario, o meglio, come si diceva allora, straordinario. E così, per portare la testimonianza del mio tanto vissuto nella scuola, avevo chiesto di poter parlare 5 o 6 ore. E che dopo breve contrattazione la professoressa Crotti, Renata Crotti, mi ha concesso 5 minuti. Anche 10, professore. Beh, a questo tempo comunque mi atterrò, perché quello che non credo che tutto quello che potrei dire si possa compendiare in 5 minuti, però le regole, io di solito mi attengo alle regole e sono veramente comunque grato per l'onore di partecipare al memoriale della figura del professore, che certamente occupa un posto di grande rilievo nella storia della medicina pavese del Novecento. Allora, direi che io sono ormai il più anziano, direi antico, e, fra gli allievi, e pertanto limiterò il mio contributo alla testimonianza di chi era presente all'esordio della vicenda umana e professionale del professore come creatore dell'infettivologia pavese e nazionale. E direi che non uso a caso il termine creatore. Infatti sono da allora trascorsi solo 60 anni, ma rappresentano un'epoca che per la medicina contemporanea, un'epoca che ha segnato il passaggio dalla medicina narrativa alla medicina fondata sulle evidenze. Un'epoca in cui il progressivo accumularsi delle conoscenze ha determinato necessariamente l'affermarsi delle specialità autonomizzate dall'ambito generale della medicina interna. Allora, in quegli anni, negli anni 60, esisteva una grande clinica medica, una grande clinica chirurgica e dei reparti che via via si organizzavano. A un certo punto è diventato impossibile mantenere questa organizzazione
per la copiosità dei contributi, per cui appunto si sono... E direi che per, così, paradossalmente, la medicina interna e la chirurgia generale hanno dovuto specializzarsi. E oggi noi non abbiamo più delle medicine interne e generali, generali, ma ognuna ha dovuto scegliere una specialità. Comunque, detto questo, verrò ai miei ricordi. I ricordi di quegli anni, e direi che vorrei precedere un poco quello che ha detto molto bene Renzo Minoli, perché appunto io sono antico e quindi ho dei ricordi ancora più antichi. Mi rimandano questi ricordi a uno stanzone del seminterrato della clinica medica, suddiviso in vari box da 6 pareti di vetro. E questo stanzone era insieme un embrione di laboratorio sperimentale e uno studio per un'equipe di 5-6 discepoli, io direi discepoli più che allievi, che si raccoglievano intorno al professore in un rapporto costante ed esclusivo di lavoro che allora si estendeva tutti i giorni della settimana fino alla domenica mattina. Noi lavoravamo tutti i giorni della settimana fino alla domenica mattina. Il pomeriggio era l'unico momento lasciato libero. Questo era lo stanzone embrione di laboratorio, embrione di studi. Quanto al reparto clinico, questo l'ha fatto vedere bene Renzo, era accolto nel Policlinico San Matteo in un padiglione separato dalla clinica medica, drammaticamente denominato sequestro. I letti di degenza erano in gran parte vuoti, perché non si era ancora affermato il concetto moderno di malattia infettiva, ma ancora il concetto antico di contagiosi. Soltanto i contagiosi venivano sequestrati in quel reparto. L'attività didattica poi si compendiava in un corso complementare, se ben ricordo trimestrale, tenuto dal professore che allora era incaricato. Bene, e devo dire che pure in questa misera realtà tutti noi, tra virgolette, discepoli, credevamo in lui, nel suo futuro successo, cui tutti eravamo chiamati a operare in vista dell'approdo in una terra promessa. E la promessa, in effetti, si avverò. Nel 1969 il professore vinse il concorso a cattedra, che allora rappresentava un grande evento. In Italia non vi erano più che 5-6 cattedre di malattie infettive. Nel frattempo, grazie al nostro attivo proselitismo, le stanze di degenza del sequestro si riempivano di pazienti, tanto che si dovevano mettere, come ha fatto vedere Renzo, fino a 5 letti per camera. Lui ha detto 4. Io ho memoria anche di 5 letti per camera che dovevamo scavalcare per visitare. La produzione scientifica era copiosa e prestigiosa e venne riconosciuto il privilegio di ospitare a Pavia il Congresso Nazionale di Malattie Infettive ben prima di quello dell'87 che ha richiamato Renzo Minoli. A questo punto tutto era pronto per coronare il sogno del professor Rondanelli. Lo stanziamento dei fondi per la costruzione, non senza polemiche, di un nuovo grande istituto alla cui realizzazione lui partecipò con passione, seguendo progetto e lavori giorno per giorno. Nell'istituto trasfuse, questo è importante, trasfuse una sua idea rivoluzionaria, compendiare in esso tutte le tre funzioni universitarie, didattica, ricerca e assistenza. Creò un reparto clinico dotato di isolamento infettivo e protettivo, un'aula multifunzionale per la didattica, un complesso di laboratori, diagnostiche di ricerca sofisticati,
comprensivo anche finanche di un reparto di microscopia elettronica a me allora affidato. Questo istituto è stato per anni il modello per la progettazione dei vari reparti di malattie infettive costruiti in Italia negli anni 90, grazie alla legge AIDS, la 135/90, di cui il professor Ondanelli, come ha detto Renzo, fu ispiratore. Fra i riconoscimenti che ne ricavò spicca la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. A questo punto mi fermo, non dirò dei successi del professor Ondanelli come direttore scientifico dell'IRCCS San Matteo, che peraltro contribuì a fondare, né dei tanti riconoscimenti e commendizie a lui tributati. Dirò, venendo a me, a una testimonianza più mia, che la sua scomparsa lascia un vuoto nella mia vita. Può apparire una frase fatta di circostanza, ma non è così. In vari frangenti mi capita istintivamente di pensare di potermi ancora rivolgere a lui e di ascoltare le sue parole e il suo consiglio. Ma la mia è un'età in cui i punti di riferimento vengono fatalmente a mancare e si affollano invece i ricordi che costellano di vivide apparenze e preziose nostalgie la vita trascorsa. Vorrei manifestare in conclusione il mio orgoglio per aver avuto un tale maestro, cui mi ha legato anche un rapporto di profondo affetto per le sue grandi qualità umane. E vorrei anche testimoniare tutta la mia gratitudine all'Università di Pavia per il percorso formativo che mi ha donato, vissuto da studente collegiale a professore ordinario della facoltà medica. Dono che conservo come corredo ineguagliabile. Grazie. Professore, grazie. Sono stati pochi minuti molto intensi che hanno davvero reso l'intensità del rapporto con il professore Elio Guido Rondanelli. Mi piace anche fare una considerazione prima di dare la parola al professor Paolo Grossi. Molti dei presenti sono appunto stati alunni dei collegi universitari pavesi, un sistema appunto collegiale che è stato ed è un unicum nel panorama delle città universitarie italiane e che insomma conferma quanto il percorso formativo all'Università di Pavia possa essere appunto agevolato anche dalla presenza e arricchito anche dalla presenza dei collegi. Passiamo la parola al terzo testimone, e cioè al professor Paolo Grossi, primario di malattie infettive all'Università dell'Insubria, ordinario di malattie infettive all'Università dell'Insubria e primario sempre di malattie infettive alla SST Sette Laghi. Professore, a lei la parola. Grazie mille per questo invito che davvero mi fa estremo piacere per poter ricordare il professore Guido Rondanelli, che è stato, come già hanno detto chi mi ha preceduto, un vero maestro. Io mi sono laureato a Milano e ho fatto una tesi in microbiologia, e il professor Magliano, col quale mi sono laureato, mi aveva dato delle opportunità in quella disciplina, ma io mi sentivo, avevo maturato più un interesse di tipo clinico, e quindi mi ero rivolto al professor Rondanelli per chiedere se era possibile, e ricordo le sue parole, era nel 1984, e lui mi disse: se vuoi fare il clinico infettivologo, questa è la miglior scuola d'Europa, e quindi se vuoi vieni. E io fui affascinato fin dal primo momento in cui incontrai il professore, dalla sua figura carismatica, e quindi intrapresi questa strada. Io abitavo a Bergamo e quotidianamente, ogni giorno, da Bergamo venivo a Pavia, ma era un sacrificio, ma che facevo con estremo piacere, proprio perché ero rimasto colpito, affascinato da quest'uomo, dalla sua
la sua carisma, proprio dalla sua passione che aveva, dalla sua autorevolezza anche nel campo proprio della disciplina che lui praticava delle malattie infettive. E devo dire che mi affidò al professor Minoli per quanto riguardava gli aspetti clinici, al professor Concia, un altro dei suoi illustri allievi, per la parte, lui affidava gli specializzandi sia alla parte clinica che alla parte di laboratorio, in modo tale che noi avessimo una formazione che fosse comunque il più possibile a 360 gradi, per darci proprio una formazione completa. E poi mi prese, non lo so, forse in simpatia, e quindi lui mi chiamava per fare, lui aveva tanti pazienti che volevano essere visti da lui, pazienti che avevano già girato, che arrivavano con delle valigie di documenti, e lui affidava a me, al professor Di Perri, allora appunto giovani specializzandi della clinica, l'onere di visionare tutte queste ricche documentazioni con cui i pazienti arrivavano. E poi lui alla fine gli facevamo una sintesi di quello che era stato portato dai pazienti, e lui, devo dire, con una maestria davvero incredibile, in poche parole sintetizzava e ammaliava questi pazienti, che comunque alla fine erano fortemente gratificati da quello che era poi il messaggio che arrivava dal professore. E poi io sono rimasto con lui. Lui mi promise un ruolo che impiegò un po' di anni per poter mantenere questa sua promessa, non per sua cattiva volontà, ma per le contingenze anche del momento. E poi a un certo punto riuscì ad acquisire un'idoneità per professore associato, e in quel momento non c'era posto per me a Pavia, e quindi lui personalmente mi accompagnò a Varese dal professor Dionigi, allora rettore dell'Università dell'Insubria, neonata, perché era nel 2000, questo l'Insubria nasce nel 98, e dal professor Cherubino, che era il preside della facoltà, per presentarmi a loro, e quindi per, quindi veramente con un affetto che non potrò mai dimenticare, la vicinanza che lui mi ha dimostrato proprio nel cercare in qualche modo di favorire anche quello che potevano essere i miei sbocchi accademici, professionali, anche se io devo dire la verità, non ero molto contento di lasciare Pavia. Io sarei rimasto a Pavia anche con un ruolo di gregario più che di leader, ma questo è quello che lui voleva, perché comunque Varese era stata voluta da lui, era una sede pavese, quindi non poteva essere occupata da altre figure, quindi mi accompagnò personalmente, e così in tanti altri momenti anche importanti della mia vita. Io ricordo l'ultima volta lo sentivo per le festività, per gli auguri di compleanno, che cercavo di non dimenticare mai di fargli. L'ho visto in più occasioni a Vercelli, dove lui mi riceveva e voleva che lo aiutassi nel finalizzare un volume che lui voleva realizzare, che voleva lasciare al Museo Storico della Storia della Medicina di Pavia, solo che poi è arrivato il Covid e quindi non è stato più possibile, diciamo, raggiungerlo per poter dar corso a questo suo desiderio. Io ricordo l'ultima volta che l'ho sentito è stato in occasione del Natale scorso, del Natale 2020, in cui l'ho chiamato per salutarlo, per fargli gli auguri, e devo dire che si è sempre dimostrato anche adesso, in età avanzata, veramente di una lucidità, un uomo veramente illuminato, proprio, che cosa che ha caratterizzato la sua intera vita. E ricordo le ultime parole che mi ha detto: ricordati che ti voglio bene. E questo è un ricordo che mi porto nel cuore veramente con grande affetto e con grande rimpianto di non poter più confrontarmi con lui, perché è stato davvero una guida, un faro, per me un secondo padre. Grazie per questo invito. Grazie professore, la commozione anche in lei era evidente. Mi piace ricordare che il professor Grossi fa parte dell'associazione Laureati, sollecitato dal professor Dionigi, perché insieme hanno, come dire, strutturato quella che noi chiamiamo l'antenna Insubre,
che appunto vede al suo interno i laureati appunto dell'Università di Pavia. Ancora mi piace dire che l'Università dell'Insubria è figlia, come tutti sanno, dell'Università di Pavia, ma forse non tutti sanno che anche le università milanesi sono figlie dell'Università di Pavia, perché dal 1361 fino agli anni 20 del 1900 l'Università di Pavia è stata l'unica università della Lombardia, e le tre università pavesi, dico tre università chiamando università il Politecnico, sono state appunto fondate da laureate all'Università di Pavia, e precisamente il Politecnico di Milano dal professor Francesco Brioschi, la Cattolica da Padre Gemelli e la Statale da Luigi Mangiagalli. Quindi insomma una bella filiazione assolutamente importante e di cui appunto andare orgogliosi. Grazie ancora professore. Do la parola al professor Raffaele Bruno, ordinario di malattie infettive all'Università degli Studi di Pavia e primario di malattie infettive presso appunto l'ospedale San Matteo. Grazie Bruno anche a te per la presenza. Prego. Bruno, grazie. Raffaele, scusami, perdona. Grazie Renata, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Renata per aver organizzato questa bellissima manifestazione di ricordo del professor Rondanelli. Viene difficile parlare dopo che hanno parlato il professor Binoli, il professor Carosi, il professor Grossi e il professor Sutter, che hanno tracciato un profilo. Anzi, mi dimenticavo, un saluto particolare e affettuoso alla mia amica Mariangela. Ovviamente viene molto difficile dire di più rispetto a quello che hanno detto. Il professor Rondanelli, io ho lavorato parzialmente con il professor Rondanelli, perché quando io sono arrivato il professor Rondanelli era, diciamo, quasi alla fine della sua carriera. Detto questo, però, insomma, il professor Rondanelli è stato sempre presente in clinica, e quindi tutti noi l'abbiamo sempre considerato il maestro, il caposcuola, il maestro. Prima di mostrare qualche diapositiva, voglio condividere con voi un ricordo personale. Io ho preso servizio in qualità di direttore della clinica di malattie infettive il 1 ottobre del 2019, e alle 7:30 del mattino mi ha squillato il telefono ed era il professor Rondanelli. Il professor Rondanelli che mi faceva gli auguri e i complimenti per questa nomina. E chiusa la telefonata con una frase che mi fece riflettere e mi fa tuttora riflettere. Chiamami settimana prossima perché prendiamo un appuntamento, perché dobbiamo parlare del futuro. Un uomo di più di 90 anni che voleva parlare di quello che sarebbe successo nel futuro. E questo per me è stato veramente un grande insegnamento. Vorrei condividere con voi qualche diapositiva, perché il professor Minoli ha finito la sua presentazione con quello che è la nuova clinica, la clinica che attualmente occupiamo, che fino in epoca pre-Covid ospitava due piani di malattie infettive per un totale di 60 posti letto, e al terzo piano era occupata dalla oncologia. L'emergenza Covid ha fatto cambiare questo. In questo momento è occupato da malattie infettive. Questo è l'interno della nostra struttura, una struttura moderna, una struttura che è stata concepita con dei criteri importanti che ci hanno permesso di gestire durante questa emergenza la struttura a tutto tondo. Volevo soltanto farvi vedere questi, che è la cartina di uno dei tre piani. Noi siamo riusciti, per come è stata strutturata questo padiglione, a costruire in pochissimo tempo, quindi avere una risposta rapida, una terapia subintensiva su uno dei lati della clinica, e a costruire un pronto soccorso completamente autonomo al piano terra della clinica. Questo ci ha ovviamente permesso di gestire in due pronto soccorsi separati completamente l'emergenza Covid, e questo grazie alla lungimiranza del professor Rondanelli. Però volevo parlare un attimo del futuro. Il terzo piano presto sarà ristrutturato e avremo una struttura
all'avanguardia. Io ho parlato di questo progetto al professor Rondanelli e gliel'avevo mostrato, e lui era veramente orgoglioso ed entusiasta di questo progetto, che spero che vedrà la luce l'anno prossimo, nel senso che avremo un reparto di alto biocontenimento con quattro stanze di degenza con BLS4, vuol dire che potremmo ospitare malati ad altissima contagiosità, e poi una serie di stanze con livello 3 e poi tutta un'altra serie di stanze con livello 2. Questo ci permetterà di avere veramente una struttura moderna. E questo, vedete, è come sarà all'interno di questa struttura, che sarà una struttura ad altissimo biocontenimento. E il futuro sarà anche quello di avere una accettazione completamente autonoma, in modo da avere un padiglione a tutto tondo di malattie infettive, come il professore aveva programmato nella parte del piano terra di questa struttura, si sta spostando il laboratorio di microbiologia, quindi una struttura integrata di laboratorio e clinica. Tutto questo con l'accordo dell'attuale dirigenza, ho visto che si è collegato il presidente Venturi, sarà intitolato appena finito al professore Guido Rondanelli, perché senza di lui tutte le persone che in questo momento, tutti gli allievi che sono in questo momento presenti, io stesso non avremmo avuto l'opportunità di fare questo mestiere meraviglioso e aver avuto questa opportunità di lavorare in queste strutture meravigliose che lui è stato fondamentale per la loro realizzazione. Quindi presto avremo un istituto di malattie infettive e microbiologia intitolato al professore Leo Guido Rondanelli. Grazie a tutti. Grazie davvero, Raffaele. Questo raccordo tra passato, presente e futuro ci consente davvero di ritenere la serata di grande efficacia, e l'efficacia è tutta data dalle presenze appunto degli allievi del professor Rondanelli e dai loro interventi. In chiusura ho il piacere di dare la parola al professor Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Ospedale San Matteo, che farà le conclusioni, essendo appunto sì collegato alla fine, non farà i saluti iniziali, ma lo pregherei di fare le conclusioni. Alessandro, non ti vedo, spero che tu sia d'accordo con me, spero che tu mi abbia sentita. Grazie Renata, grazie a tutti, buonasera, scusate, mi sono collegato tardi per un contrattempo, però ci tenevo particolarmente ad esserci e quindi avrei anche semplicemente ascoltato. Innanzitutto grazie all'Associazione Laureati dell'Università degli Studi di Pavia per aver giustamente dedicato questa serata al professor Rondanelli. Chi mi ha preceduto ha certamente saputo tratteggiare molto bene la figura di questo grande maestro, che io purtroppo non ho avuto il piacere di conoscere, ma che ho la sua storia, le sue tracce sono sono orme che sono tracciate lungo i percorsi e le strade del Policlinico San Matteo, e penso che quello che poco fa ci ha ricordato Raffaele Bruno vada proprio nella direzione di continuare quella grande opera intrapresa da professor Rondanelli. Ed è per questo anche che credo sia importante, sempre importante, lo dicevo già la prima volta che ci siamo collegati sui grandi maestri della medicina pavese, è importante avere radici profonde, perché le radici profonde non c'erano, no? E così noi siamo un po' appunto illuminati e possiamo andare avanti proprio grazie a queste grandi personalità che hanno fatto la storia della medicina, no? Le grandi scuole della medicina, come stiamo ripercorrendo. Il professor Rondanelli è certamente una di queste grandi figure. E devo dire che se il Policlinico San Matteo ha saputo anche fronteggiare così questa emergenza pandemica, certamente è dovuto al fatto anche che la visione di chi ci ha preceduto ci ha lasciato in eredità un padiglione dedicato che ha permesso da subito
poi sotto la sapiente guida di Raffaele Bruno e di tutti i suoi colleghi che con lui hanno collaborato, un padiglione dedicato alle malattie infettive, quando tutti ormai pensavamo che i grandi ospedali del futuro sarebbero stati i grandi monoblocco, no? Mi stupisce questa cosa, perché la saggezza di chi aveva intuito fin da allora quale sarebbe stata l'evoluzione anche delle malattie infettive ci ha consegnato questa storia, questa tradizione. Ci tengo a ricordare che il mio collega del Policlinico di Milano ha proprio in questi mesi messo mano al progetto del nuovo ospedale, che avevano ovviamente già definito e già chiuso con un grande ospedale monoblocco, no? Il nuovo Policlinico di Milano che cresce in via, che salirà, che vedrà la luce in via Francesco Sforza, con l'idea invece di andare a costruire un percorso anche in quel caso separato proprio per le malattie infettive. Quindi a questo è un insegnamento molto semplice che ho voluto ricordare, però che dobbiamo certamente al professor Rondanelli. Grazie, grazie a lui e grazie alla scuola, la grande scuola che ha lasciato non solo a Pavia, ma con tutti i suoi allievi distribuiti in tanti luoghi di sapienza. Grazie Presidente, mi piace questa opportunità di averti affidato appunto la conclusione dei lavori, perché l'apertura fatta dal preside della Facoltà di Medicina, il professor Marco Benazzo, e la chiusura da parte del presidente dell'ospedale San Matteo sembrano lanciare un messaggio di conferma di una collaborazione strettissima che nei secoli è nata, si è perpetuata e continua oggi. Università e San Matteo, che sono stati plasticamente anche vicini per tanti secoli nella vecchia sede appunto dell'ospedale e nella sede attuale dell'università, quindi due istituzioni che fanno grande la nostra città e la cui storia carica di valori merita davvero di essere conosciuta. E prima di chiudere la serata voglio ringraziare la professoressa Orsetta Zuffardi, che è stato il braccio destro del professor Lorenzo Minoli. Ciao Orsetta, grazie. E poi ancora voglio ringraziare la dottoressa Anna Filipponi, che sta dietro le quinte, che con grande senso di dedizione alla nostra causa, alla causa dell'Associazione Laureati, ha accettato appunto di essere qui anche fuori orario, e un fuori orario che è significativo. Ringrazio davvero tutti con il cuore, perché il cuore è stato anche l'elemento pulsante di questa serata, grazie appunto alle relazioni dei protagonisti, e vi do appuntamento al 10 maggio per gli interessati. Tratteremo appunto delle grandi figure della clinica cardiologica dell'ospedale San Matteo e dell'Università di Pavia. Grazie ancora e buona notte. A questo punto i tempi sono stati più che rispettati, il web ci dice che più sintetici siamo meglio è, siamo riusciti appunto davvero a contenere interventi importanti nel tempo adeguato e programmato. Grazie ancora a tutti e alla prossima.